Ed eccoci di nuovo in diretta sulle Fonti TV con la maratona Donne e Lavoro. Ci ha raggiunto, anche se virtualmente, il nostro ospite, o meglio la nostra ospite che vi presento subito, che è l'avvocata Tatiana Biagioni, presidente di Avvocati Giuslavoristi Italiani e del Comitato Pari Opportunità dell'Ordine degli Avvocati di Milano. Buonasera e benvenuta. Buonasera, buonasera a voi. Ecco, avvocata, è il secondo anno che è qui con noi per questo importante evento di Le Fonti TV. Avevamo parlato in particolare degli ostacoli alla carriera per le donne avvocato e avevamo già cominciato a fare un po' il punto sugli effetti anche della pandemia e del telelavoro e tutto ciò che, insomma, sappiamo sul lavoro delle avvocate e proprio anche sullo sviluppo della carriera. Le chiedo, dopo un anno, che bilancio si sente di fare? In generale, sia per le avvocate sia per l'occupazione femminile, è stato un periodo molto difficile per tante ragioni e ora si vedono i primi dati che riguardano sia il lavoro, il mercato del lavoro, anche del lavoro subordinato, dove le donne hanno perso mercato in maniera evidente, anche in vari punti percentuali, e anche sui dati, i primi dati delle avvocate che rispetto al 2020 si sono cancellate, direi, in un numero veramente rilevante, circa 6.000 avvocate cancellate sul territorio, più del doppio, molto più del doppio degli uomini che hanno deciso di cancellarsi dagli ordini. Quindi devo dire che il risultato di questa situazione è sotto gli occhi di tutti, il risultato che fa perdere alle donne il mercato sia nel rapporto del lavoro dipendente che nel rapporto del lavoro autonomo. Quindi, insomma, è un dato davvero rilevante, 6.000 cancellazioni. Noi avevamo già sottolineato, andando a vedere i dati che ha fornito l'Ordine degli Avvocati di Milano per l'inaugurazione dell'anno giudiziario, che evidenziava un alto numero di cancellazioni dall'albo, però ancora non erano distinte tra donne e uomini, mentre invece con questi ultimi dati di Cassa Forense si vede che proprio l'impatto della pandemia ha colpito le donne avvocato e tra l'altro. Vedremo anche i prossimi dati, insomma, perché questo è solo un primo effetto. Questo è il primo effetto. Allora, come possiamo interpretarli questi dati? Naturalmente poi li interpreteremo via via anche che ne avremo degli altri. Questo periodo è stato un periodo estremamente complesso, perché è stato un periodo, soprattutto quando la pandemia era nei momenti di maggior forza, che ha visto chiuse tutte le strutture che in qualche modo le donne devono, sono obbligate a utilizzare per portare avanti quello che è un loro compito assegnato, che non si riesce in qualche modo a scardinare, che è il compito della cura gratuita. E quindi tutta questa attività di cura che riguarda i bambini, ma guardate che riguarda sempre di più anche gli anziani e sempre di più anche le persone con disabilità, ha fatto sì che ha reso sempre più difficile il lavoro delle donne, spesso chiuse in casa utilizzando quello che viene chiamato smart working, ma che era semplicemente, lo dice il titolo, una sorta di telelavoro svolto, quindi chiuse in casa con bambini da accudire, persone anziane e anche disabili da accudire. Spesso non c'erano i centri diurni, non c'era tutta una serie di strutture che normalmente rendono questa attività, la alleggeriscono un po'. E quindi tutto questo lavoro continua a ricadere nella stragrande maggioranza dei casi sulle donne, siano esse delle lavoratrici subordinate che libere professioniste, e questo crea un impatto che difficilmente si riesce a gestire. Quindi non è difficile comprendere che le donne continuano ad avere un reddito che è meno la metà di quella degli uomini, sia soprattutto sto parlando delle libere professioni, perché comunque questa attività danneggia in maniera rilevante l'attività professionale, e quindi per chi vuole anche avere una carriera diventa sempre molto difficile gestire questi doppi, tripli lavori. Questa è un po' una realtà dalla quale si fa fatica a discostarsi. Io spero che con il futuro, con i prossimi investimenti, una volta che si comprende come è importante il lavoro femminile, sia nel lavoro subordinato che nella professione, si possa veramente intervenire seriamente su questo che direi che è il nodo centrale della questione.
Ecco, avvocata, lei ha un duplice ruolo istituzionale. Io volevo partire prima insomma, da quello che lei riveste all'interno dell'Ordine degli Avvocati di Milano e le chiedo come comitato che tipo di iniziative state prendendo. Allora, noi continuiamo naturalmente a lavorare fondamentalmente sulla formazione, perché tutte queste dati che io, di cui io le parlo, spesso si fa fatica anche a far comprendere effettivamente che siamo di fronte comunque a una situazione maschile e femminile molto diversa, che necessita quindi di interventi specifici a favore delle professioniste. Soprattutto, e questo lo dico in generale, sul tema del reddito, quindi formare le donne e in qualche modo è molto importante, le professioniste, perché noi abbiamo visto che ancora, nonostante le cancellazioni, siamo comunque più o meno al 50% di iscritti tra uomini e donne, ma le donne sono in maniera superiore, in numero superiore nell'età più giovane. Questo cosa vuol dire? Che c'è una femminilizzazione della professione. E questo vuol dire che anche come sostenibilità della nostra cassa, il fatto che le donne guadagnino delle cifre così ridotte rispetto agli uomini, guardi che questo riguarda tutto il territorio, dal nord al sud, questo è un tema che va affrontato da tutte le istituzioni forensi, va affrontato da Cassa Forense, e bisogna in qualche modo implementare questo reddito femminile, questa attitudine delle donne a occuparsi anche di varie tipologie anche di attività all'interno dell'avvocatura, è molto importante per una sostenibilità anche futura. Quindi noi lavoriamo molto sulla formazione che riguarda anche in generale proprio l'attitudine, hanno fatto dei corsi che riguardano l'attitudine delle donne a stare sul mercato, come gestire la propria professione, quindi come lavorare, come valorizzare i propri talenti, come valorizzare il proprio sapere. Ecco, svolgiamo attività soprattutto formative, perché è un po' questo il compito dei comitati di pari opportunità: promuovere le pari opportunità, promuovere la consapevolezza su questi temi e cercare di portare una riflessione molto seria all'interno dell'avvocatura. Questo lo facciamo a livello di Comitato Pari Opportunità di Milano, ma lo facciamo con tutti gli altri comitati pari opportunità italiani, e lo porteremo questo tema all'attenzione del congresso di Lecce che ci sarà a ottobre, congresso dell'avvocatura a ottobre 2022. Sì, anche perché tra l'altro, insomma, è una notizia che può, dare anche un po' più di speranza. È stata eletta la prima presidente donna, per il Consiglio Nazionale Forense, che è Maria Masi, comunque impegnata su questo fronte. Forse anche questo può essere un segnale all'interno dell'avvocatura. Io vedo che ci sono dei segnali all'interno dell'avvocatura. L'elezione di Maria Masi è sicuramente uno di questi, perché Maria Masi è non solo la prima donna, ma una donna molto attenta a queste tematiche, la donna che ha dato in qualche modo il via alla rete nazionale dei comitati pari opportunità, e questo è una cosa alla quale a Maria Masi dobbiamo rendere merito. E quindi questo è sicuramente un segnale, ma ci sono altri segnali di attenzione da parte dell'avvocatura in generale sul tema delle pari opportunità, e spero che queste siano evidenti al congresso di Lecce. Non lo sono state al congresso di Catania, l'ultimo, diciamo, che si è svolto prima della pandemia, lo saranno, io spero, al congresso di Lecce. Bisogna affrontare il tema dell'avvocatura al femminile, perché è un tema molto rilevante, soprattutto in relazione al reddito. E quindi questo tema va affrontato, e anche i compiti e l'organizzazione dei comitati pari opportunità vanno delineati proprio in vista di queste politiche dell'avvocatura. Io dico sempre che l'avvocatura, questo lo dico in generale, ha un ruolo molto rilevante su questi temi. Noi ci occupiamo di diritti, di far valere i diritti delle persone. Abbiamo un ruolo particolare rispetto ad altre professioni, abbiamo la necessità di riflettere al nostro interno sul tema delle pari opportunità uomo-donna, ma più in generale delle pari opportunità. E questo permetterà, con un'avvocatura maggiormente formata e maggiormente attenta a questi temi, di promuovere queste tematiche sul paese in generale, perché c'è un grande bisogno di questo, a maggior ragione in questo momento dove ci sono dei fondi rilevanti su queste tematiche che ci dà il PNRR. Dobbiamo veramente lavorare per cambiare il paese, per permettere a quelle donne, a quelle professioniste che vogliono svolgere questo lavoro, di svolgerlo al meglio e con pari opportunità rispetto ai colleghi maschi.
Ecco, appunto dal punto di vista delle politiche governative, un anno fa avevamo, insomma, lei aveva sottolineato anche la necessità di introdurre magari degli sgravi anche di natura fiscale per le donne che devono, insomma, esercitare assistenza in casa. E secondo lei cosa è cambiato in questo anno? Il PNRR appunto può essere di aiuto per queste politiche? Ci sono delle politiche che stanno cambiando sul rapporto di lavoro subordinato, ma questo comporterà poi un cambiamento generale. Lei sa che è stata approvata una legge nel novembre dello scorso anno che riguarda delle modifiche sul testo unico sulle pari opportunità e in generale delle modifiche che porteranno a una attenzione maggiore al differenziale retributivo nel rapporto di lavoro subordinato, con un obbligo per tutte, per le aziende con più di 50 dipendenti, di fare una fotografia con dati disaggregati per genere, di permettere attraverso questa trasparenza di capire effettivamente quali sono le differenze retributive tra uomini e donne, e con questo, e con un sistema anche di premialità, quindi che premia quelle aziende che fanno attenzione, che cercano di raggiungere questa pari opportunità al loro interno. Ma questo poi ritorna anche in tutta una serie di nuove disposizioni che stabiliscono la necessità di avere una politica di pari opportunità all'interno dell'azienda per poter accedere, ad esempio, agli appalti pubblici, a determinati tipi di vantaggi, diciamo così, offerti dal pubblico, dalla collettività. Ecco, io vedo in queste nuove politiche di trasparenza, di premialità, in qualche modo un salto di qualità rispetto alla normativa che sia assolutamente ed esclusivamente di protezione, perché la protezione ha in tutto l'anno, nel secolo 1900, ha avuto un senso molto importante. Ora bisogna pensare a politiche diverse che facciano fare un salto, che portino veramente questo paese a delle pari opportunità tra uomo e donna nel mondo del lavoro. Pari opportunità che in questo momento sono ancora lontane dall'essere raggiunte. Ecco, io credo che anche su questo tema ci vorranno delle iniziative anche da parte di Cassa Forense, delle riflessioni su come modificare questo differenziale retributivo tra uomini e donne, come lavorare per superarlo, anche se naturalmente ha caratteristiche differenti da quelle che riguarda il lavoro subordinato, perché questa è la strada per arrivare a pari opportunità, questa è la strada anche per permettere nel corso degli anni alla cassa di essere sostenuta dal lavoro delle avvocate, che sono sempre più numerose rispetto agli avvocati, nonostante queste ultime cancellazioni. Quindi io vedo che c'è un'attenzione maggiore a questo tema, che come sempre spesso ci arriva dall'Europa, ma comunque che noi, io penso che siamo più pronti in questo momento ad accogliere ed a svilupparla anche all'interno del lavoro delle libere professioni. Ecco, le chiedo infine per quanto riguarda AGI, quindi appunto gli avvocati giuslavoristi italiani. Lei adesso appunto ha assunto il ruolo di presidente già insomma da diversi mesi, e le chiedo che tipo di, come sta portando la cultura delle pari opportunità all'interno dell'associazione. Allora, l'associazione è un'associazione particolare, della quale sono particolarmente fiera, perché sin dal 2012 ha inserito tra gli scopi sociali quello della promozione delle pari opportunità all'interno di genere, all'interno dell'avvocatura, all'interno quindi delle professioni, ma anche in generale nel mercato del lavoro. Essendo noi avvocati, avvocate giuslavoriste, questo per noi è un tema di grande rilevanza. Ecco, noi abbiamo nello scopo sociale questo, abbiamo avviato anche dei confronti con i comitati di pari opportunità e anche con le altre associazioni, proprio per riflettere sull'importanza che ha l'associazionismo da questo punto di vista, sull'importanza che possono avere le associazioni nell'intervenire su questo tema e nel cambiare un po' questa situazione culturale del paese, che comunque da questo punto di vista, lo dico spesso ma non so cos'altro fare, molto arretrata. Questo lo si vede da come è strutturato il mercato del lavoro, ma anche per certi versi, come abbiamo detto fino ad oggi, fino ad ora, all'interno della professione. Ecco, secondo me le associazioni possono dare il loro contributo all'interno dell'avvocatura per promuovere pari opportunità. E come dicevo, un'avvocatura formata, un'avvocatura che comprende appieno queste normative e le applica sia nel campo civile, nel campo giuslavoristico, ma anche nel campo penale, fa sì che possa trainare nel tuo paese su una maggiore attenzione a tematiche che spesso vengono ignorate anche agli addetti ai lavori. Ecco, noi continuiamo a lavorare
Da questo punto di vista siamo un'associazione veramente molto avanti, perché da tanti anni che ci occupiamo di questi temi, continuiamo a farlo con formazione, attenzione e coordinamento con le altre istituzioni, naturalmente istituzioni forensi, anche con le altre associazioni. Infine, avvocata, che tipo di consiglio si sente di dare a una giovane donna che si appresta a intraprendere la professione forense? Io sono la presidente di un'associazione specialistica, di quelle maggiormente rappresentative, scritte presso il CNF. Io consiglio di formarsi, di specializzarsi su un argomento che sia nelle loro corde, qualunque esso sia, anche quelli che sono normalmente ad appannaggio degli uomini, essere preparati, competenti. Questa è la strada per affrontare correttamente la professione. La preparazione, la competenza e il coraggio, certamente, che alle donne non deve mai mancare. Coraggio, assolutamente. Confermo anche da uomo, diciamo. Avvocata, io la ringrazio molto per essere stata con noi. Tatiana Biagioni, Presidente Avvocati Giuslavoristi Italiani. Grazie a voi, è un piacere. Di nuovo, e restate con noi sulle fonti TV perché la maratona continua.